Ciao a tutti, Ciccio Fappi, aspiranti vittime di furto. Già, avrete già capito dal titolo di cosa parlerà questo video. Lo faccio perché comunque in questo modo posso riuscire a raccontare a più persone possibili quello che è successo a me in Ilaria e non dover ripetere la cosa 300.000 volte, anche perché poi diventa anche frustrante per noi dover rievocare appunto questa cosa che ci ha fatto fare il sangue veramente amaro. Come potete vedere sono fuori, in una sorta di piazzetta, perché ho preso dal maestro Zeb che l'arte dei vlog incazzati vanno fatti con queste modalità. Però prima di iniziare voglio intanto ringraziarvi, perché grazie a voi che avete visualizzato il video Ho bisogno di voi, quello dedicato a Time, e che avete votato per noi al sondaggio di Anime Click, siamo riusciti a vincere il premio popolare al contest di fumetto, allo Yaruki, che purtroppo non ci è valso il favore dei giudici, però abbiamo ricevuto appunto questa menzione speciale e vi ringrazio davvero di cuore, perché comunque è una dimostrazione dell'affetto che provate nei confronti mio e di Ilaria. E spero anche che chi magari non conoscesse Time e che magari ha voluto votare sulla fiducia possa decidere comunque di leggerlo magari e appassionarsi a quel fumetto. Ma ora veniamo al succo del video, anche perché qua si sta facendo buio, fortunatamente c'è il lampione, quindi dovrei rimanere sempre ben illuminato, però vabbè, cerchiamo di non fare le 8 di sera. Dunque, cosa è successo? Sì, io e Ilaria siamo stati derubati durante il ritorno da Lucca Comics, più precisamente alla stazione di Bologna, al Burger King. Ci eravamo seduti là per mangiare come ogni anno, anzi come ogni anno no, perché gli anni precedenti si trattava del McDonald's, quest'anno cambio gestione, l'Immortacci è diventato un Burger King e alla prima volta che siamo andati lì ci hanno inculato. 6 anni di Lucca Comics, mai successo. E quest'anno abbiamo ricevuto il battesimo del fuoco. Dunque, eravamo seduti lì, stavamo mangiando i nostri bei panini. Ad un certo punto avevamo tutti i bagagli attorno, perché avevamo 2 valigie, un borsone, questo maledetto zaino che ci hanno ciulato, avevamo anche una busta, insomma vari bagagli. E non siamo stati particolarmente attenti, evidentemente, in qualche momento, e ci hanno fregato lo zaino da sotto il naso. Ora, noi ci siamo sentiti veramente andare tantissimo in culo, perché comunque io proprio mi sento tipo la rabbia dentro, perché dici, in questi casi pensi sempre sì, sarei potuto stare più attento, anche perché lo zaino era pieno per il 95% di roba di Ilaria, e quindi c'è anche il fatto tipo ah cazzo, tipo, cioè mi sento più, mi fa più male che se le cose le avessi perse io, perché pensi di Amine, la tua ragazza, vorresti fare in modo che queste cose non succedano, vorresti diciamo proteggerla da queste robe qua, e invece è accaduta questa roba spiacevole. Noi ovviamente siamo usciti fuori alla stazione, abbiamo cercato, ci siamo guardati in giro, ma nulla, niente da fare, e non ci è rimasto altro poi alla fine che andare dalla polizia ferroviaria per denunciare l'accaduto. Nello zaino, ragazzi, c'era un mare di roba, oltre al fatto che stava il portafoglio con un po' di soldi in contanti di Ilaria, stavano anche ovviamente i suoi documenti, carte d'identità, patente, tessera sanitaria, carte di credito, roba che ha, ovviamente le carte di credito le ha bloccate e i documenti si sta già attivando per riottenerli tutti, quindi sono cose facilmente rimediabili, anche se sono state uno sbattimento, perché ad esempio abbiamo perso comunque la mattinata successiva a casa di Ilaria, abbiamo perso l'intera mattinata per cercare di rimediare a queste cose, però sono sempre cose rimediabili. Purtroppo c'erano anche alcune cose dall'alto valore monetario, stava il suo iPod, stavano 2 3DS, di cui uno era mio, l'unica cosa mia, come vi dicevo, presente all'interno dello zaino, con vari giochi, stava Pokémon X, Pokémon Y, no, Pokémon X, Pokémon Sole, Pokémon Luna, Super Smash Bros, credo stesse anche Kid Icarus, Rhythm Thief, e tra l'altro quello più difficile da recuperare, che non aveva ancora finito Ilaria e nemmeno io, quindi sì, penso che vorremmo recuperarlo sicuramente, la versione limitata, speciale, collectors, com'è che si chiama, di Fire Emblem Fates, che trovare usata
slegata dal pacchetto completo, credo che sarà molto difficile. Ovviamente nessuno di noi due vuole rispendere 90 euro per ricomprare tutto il box della Collectors, quindi non so come faremo. Speriamo di trovarla usata, anzi, se anche nel caso conosceste qualcuno che ha intenzione di liberarsene solo della cartuccia, che è quella che contiene sia Conquista che Retaggio che Revelation in una singola cartuccia, senza tipo l'artbook eccetera eccetera della Collectors, ve ne sarei grati, tipo se ci faceste un fischio. Poi un'altra cosa purtroppo che stava presente nello zaino e che ci ha fatto rosicare molto è che stavano dentro tutti gli acquisti che Ilaria aveva fatto a Lucca, perché ovviamente adesso, vivendo a Berlino, avendo un lavoro full time, ha avuto anche modo di mettersi comunque dei risparmi da parte che avrebbe voluto usare per darsi la pazza gioia a Lucca, e che invece si sono rivelati soldi buttati nel cesso. Aveva comprato un volume da 16 euro, un manuale sulla prospettiva da 20, vari fumetti della Star Comics a 6-7 euro. Beh, uno era della J-Pop e quindi dobbiamo ringraziare il ladro per averlo rubato. Ok, non fa ridere. C'erano tipo varie cartoline di Voltron che aveva comprato, insomma, varia roba, anche questa sempre recuperabile, che però comunque costituisce un'ulteriore spesa da dover rifare, probabilmente meno cospicua della roba tecnologica che vi ho detto prima, 3DS, iPod eccetera, ma comunque una spesa. Poi abbiamo perso anche altri oggetti di varia natura, stronzatine magari come un ombrello, un keyway, e purtroppo la cosa più di valore, non monetario ma affettivo, che era lo sketchbook con i disegni di Ilaria. Infatti noi speravamo davvero di cuore di trovare almeno quello, perché è l'unica cosa che non si può ricomprare per ovvi motivi, ma purtroppo non abbiamo avuto notizia di nulla. Siamo stati contattati stamattina, cioè il giorno dopo, e addirittura considerate che i documenti, e solo quelli, i documenti più le varie carte di credito che erano state già bloccate da Ilaria, sono stati trovati in un comune vicino, che vicino pure dire un eufemismo, perché sono 30 minuti di macchina. Cioè, guardate che cazzo di giro ha fatto quello zaino. Hai voglia che lo cercavamo a Bologna. Probabilmente il ladro, dopo averlo preso, se ne deve essere subito scappato. E quindi non avremmo avuto alcun modo di recuperarlo, perché veramente non ho idea di che giro abbia fatto. Perché per finire in un comune a mezz'ora di distanza da Bologna vuol dire che il ladro ha preso un mezzo pubblico, aveva una macchina e se n'è scappato via. Tra l'altro sono stati trovati nel cestino dei rifiuti di un bar, buttati lì proprio per liberarsene probabilmente. Siamo stati contattati da una ragazza che non so se era una dipendente del bar, comunque che è stata gentilissima, che ci ha fatto questa cortesia di contattarci e di dirti: ehi, guarda, ho trovato la tua carta d'identità. Ovviamente tramite il nome della carta d'identità è riuscita a risalire al profilo Facebook di Ilaria. Cioè, ragazzi, guardate cazzo la potenza della tecnologia e dei social network. In cui a chi dice che i social network sono un errore, sono uno sbaglio, sì, sicuramente possono portare a vari tipi di problemi come cyberbullismo e altro, però raga, cazzo, guardiamo il lato positivo. Cioè, se non fosse esistito Facebook, non ci fossero stati tipo questa diffusione dei social network, probabilmente magari io e Ilaria non avremmo saputo così tempestivamente che i suoi documenti erano stati ritrovati. Quindi ragazzi, che altro? Vedendo l'epilogo di dove sono finiti i documenti di Ilaria, io credo proprio che non ci sia speranza alcuna di ritrovare insomma questa roba che abbiamo perso, e quindi insomma dovremmo ricomprarcela. E a questo proposito io voglio ricordarvi, ragazzi, che io, in quanto big youtuber, ho le donazioni aperte sul canale. Spesso qualcuno di voi, magari, che ne so, mi dona 1-2 euro semplicemente perché faccio il coglione in live mentre gioco. Se questa volta vorreste donare qualcosina per qualcosa di più serio, io ovviamente vi informo che ogni soldo che sarà, diciamo, donato in live sarà messo appunto in un fondo cassa, diciamo, comunque per aiutare Ilaria a ricomprare tutte queste robe. Quindi se volete dare il vostro supporto anche con un semplice euro simbolico, non per me ma per Ilaria, ovviamente ben accetto. Io penso che stasera stessa farò una live su Skullidol Festival, sullo score match, perché ho pochissimi punti, perché causa Lucca non ho tierato. Quindi nel caso voleste insomma in qualche modo contribuire anche nella stessa live, troverete il link in descrizione sia a questo video che ovviamente alle live che farò in futuro. Ora veniamo invece al discorso Trenitalia, perché l'avete visto nel titolo, so che aspettavate questo momento, direte: cosa c'entra Trenitalia? Ve lo spiego subito. Noi abbiamo
iniziato a sporgere denunce intorno alle 13.10 e avevamo il treno, l'Intercity, alle 14 per tornare a casa di Ilaria. Quindi ci è venuto il ragionevole dubbio che comunque, siccome la burocrazia è una cosa lunga, eccetera, eccetera, ci siamo detti, ma non è che forse non ce la facciamo in tempo a finire sta denuncia, no? E allora ci siamo detti, ma magari in una situazione di emergenza come questa potremmo riuscire a ottenere un cambio gratuito di treno, perché ne stava uno che sarebbe partito 2 ore dopo, a noi non sarebbe cambiato nulla, e inoltre al finire comunque la denuncia con più calma saremmo potuti rimanere lì a Bologna, sia per sbollire un po' la rabbia, perché io vi giuro non me la sentivo proprio di salire di corsa sul treno dopo la denuncia perché stavo a pezzi, e sia perché magari comunque, sapete, c'è sempre quella speranza, magari ritroviamo lo zaino, magari sta da qualche parte, lo riusciamo a ritrovare nei cestini della spazzatura, magari perché il colpevole si è preso quello che voleva e ha buttato lo zaino, no? C'era sempre un minimo di speranza, e magari volevamo stare un po' di più in quella stazione maledetta. Per cui sono andato a parlare con una tipa dello staff e mi ha detto: guarda, tu porta la denuncia e vediamo cosa possiamo fare. Allora ho detto ad Ilari, insomma, cerchiamo di velocizzare così finiamo sta denuncia, vediamo se riusciamo a fare questo cambio gratuito. Quando siamo tornati c'era un'altra persona dello staff, insomma, le ho esposto il problema, le abbiamo fatto vedere la denuncia, su cui c'era scritto che ci avevano ciulato anche il portafoglio e che quindi non disponevamo di soldi al momento. Le abbiamo fatto vedere il biglietto e la sua risposta è stata: mi dispiace, ma non potete fare il cambio perché è della classe super economy. Cioè, tu pensi di aver sentito male, ma hai sentito bene. Hai sentito bene. Guarda, siccome questo treno era della classe super economy, in seconda classe, e ci è costato solo 9,90 euro, tu non hai un cazzo di diritto, nemmeno quando sei stato derubato, nemmeno quando sei stato lasciato in mutande, siccome sei un pezzente di merda che l'ha pagato 9,90 euro, non hai neanche il diritto di un cambio gratuito. Cioè, tu come lo traduci una che ti dice: no, non puoi cambiare il biglietto perché stai in classe super economy? Io lo traduco con: siccome sei un pezzente di merda che hai pagato un biglietto a 9,90 euro perché sei un pezzente, un poveraccio schifoso, allora pure se sei stato derubato, a me non me ne frega proprio un cazzo a me. Cioè, io veramente questa cosa l'ho trovata umiliante e mortificante sopra più livelli. E non venitemi a dire che sì, ma magari nel regolamento di Trenitalia sta scritto davvero. Sì, probabilmente sta scritto davvero, però comunque noi il biglietto lo si era pagato. Non è che volevamo rubare soldi a Trenitalia, volevamo semplicemente effettuare un cambio, se possibile, gratuitamente, visto le condizioni. E poi comunque magari in quei frangenti uno si aspetta, no, un po' di flessibilità. In questi casi, no, magari un po' di umanità, dici: vabbè, hanno fregato il biglietto, non è che ci costa, vediamo se stanno due posti liberi e li facciamo viaggiare col treno dopo. No, proprio non gliene fregate proprio un cazzo. E quindi io veramente non ci ho visto più dalla rabbia. Io ho deciso che non usufruirò mai più di Trenitalia, perché io sono ben lieto di pagare un servizio, però quello che mi interessa è avere comunque il rispetto. Mi interessa tipo che la mia dignità non venga calpestata, e secondo me questo è stato veramente una mancanza di rispetto nei nostri confronti, perché da parte di quella persona, dello staff, non c'è stata manco la volontà di vedere, non so, parlo con un superiore, vediamo se ci sono due posti liberi sul treno. No, è meno mini frighe, è proprio un gaz. E tra l'altro tipo mi ha fatto ridere che ci ha detto: mi dispiace, ma dovete prendere quel treno. Mi dispiace sto cazzo, perché se ti fosse dispiaciuto veramente, brutta vacca, avresti fatto qualcosa per noi. Quindi, invece di usare frasi fatte del cazzo, impara anche un po' di proprietà di linguaggio, grazie. E quindi, non so voi, ma io considero più pezzente un'azienda che si mostra così indifferente di fronte alle richieste di un cliente, piuttosto che un cliente che per risparmiare compra un treno in classe super economy a 9,90 euro. Sì, sono proprio un pezzente, ragazzi. Quindi niente, ragazzi, questo è tutto. Io vi ringrazio per aver visto fino a qui. Ringrazio già magari chiunque vorrà aiutare me e Ilaria, diciamo, a riottenere tutto ciò che ci è stato sottratto. Vi invito nuovamente alla live di stasera. Un bacione grosso. Spero che almeno il vostro Luca Comics sia stato migliore del nostro. Ciao, babuzzi!